Ciao a tutti, oggi vi voglio raccontare come è nata un po' l'idea delle ricette per cani e lo faccio dalla mia cucina perché è qui che nascono tutte le mie idee. È proprio su questo piano di lavoro che io creo tutte le mie ricette. L'idea delle ricette per cani, diciamo che è nata un po' per caso. Io ho sempre alimentato i miei cani in maniera naturale, ormai da tanti anni. Quasi 30 anni che i miei cani mangiano in maniera semplice e naturale, diciamo, una volta così si faceva. E poi ho iniziato con i social a pubblicare quelle che erano le ciotole dei miei cani in maniera gourmet, quindi utilizzando dei termini tipo tagliata di pollo con quenelle, cose di questo genere. E chiaramente diciamo c'è stata una curiosità da parte delle persone e da lì poi mi hanno spinto gli amici ad aprire un blog. Un blog di ricette per cani che inizialmente era un po' una raccolta di ricette ad uso personale, quindi diciamo quello che io realizzavo per i miei cani. E poi piano piano le persone si sono interessate, è nata un po' quella che è stata la mia primissima ricetta di successo, cioè le crocchette per cani fatte in casa, che ad oggi tuttora è una delle ricette più gettonate che ho nel blog. E dopo di quello ci sono stati i primi inviti alle fiere per dimostrare poi in effetti che è semplice realizzare in casa delle ricette e quindi da lì è nata Chef Ad Hoc perché per far vedere in effetti a tutti voi che è semplice preparare in casa non ci vuole moltissimo e si può fare tranquillamente scegliendo gli alimenti adatti ai nostri cani. Perché qual è il vantaggio? Il vantaggio è proprio questo: poter scegliere l'alimentazione, quindi escludendo alcuni alimenti in caso di intolleranze, in caso anche di gusto personale, perché i nostri cani hanno il loro gusto personale, ce l'hanno tutti. Quindi in questa maniera si riesce a fare un'alimentazione su misura, il premietto su misura per quello che è il nostro cane. E a questo punto poi, e non solo, diciamo che c'è anche il doppio vantaggio di risparmiare, perché si possono utilizzare tranquillamente degli alimenti, se così vogliamo, di riciclo, ma riciclo creativo, quindi delle cose che magari cuciniamo per noi, ci avanza il brodo e lo possiamo riutilizzare nei biscotti, abbiamo un frutto troppo maturo ed ecco lì che è perfettissimo da realizzare per i nostri amici a quattro zampe. Quindi a quel punto non vi potete esimere, dovete assolutamente preparare, non è impossibile non farlo. E io per le mie ricette mi avvalgo di assaggiatori ufficiali e i miei assaggiatori sono diversi perché ovviamente ogni cane è differente, quindi ha il proprio gusto, ha la propria, diciamo, il proprio appetito, perché ci sono cani che hanno un forte appetito e cani invece insomma che sono un po' più schifiltosi, così, quindi ovviamente ogni cane è differente. Io ho i miei assaggiatori ufficiali di cui ovviamente c'è la fila per poter assaggiare tutte le novità in questo caso. E che dire, gli ingredienti che io uso sono ingredienti uso umano, quelli che abbiamo in casa. Quindi difficilmente nelle mie ricette scelgo alimenti particolari o difficili da trovare. Di solito le mie ricette cerco di dare una forma creativa, diciamo delle ricette creative con gli alimenti più semplici che poi abbiamo in casa, perché alla fine non serve moltissimo, però si possono fare tante cose geniali con veramente poco e con pochissima spesa. E per cui, poi ripeto, ecco, ognuno di noi diversamente si può sbizzarrire una volta presa la mano a realizzare queste ricette. Io vi faccio vedere qui, intanto sto impastando perché ho terminato tutti i biscotti dei miei cani e loro reclamano, ovviamente. E sono chiaramente io.
Ho iniziato anche per un discorso di salute, perché un'alimentazione naturale è sicuramente più sana di un'alimentazione commerciale dove potrebbero esserci degli additivi che ovviamente magari i cani non tollerano. Questo succede anche per noi, è la stessa identica cosa. Quindi diciamo che troverete nelle mie ricette, si parte dalle più semplici, dalle ciotole. Vi faccio vedere anche nel blog le ciotole, come si possono mettere insieme gli alimenti, perché molto spesso capita che il veterinario vi dia una dieta. Ovviamente non è che vi dice come fare, come realizzare, e mi dice 100 grammi di quello, 200 di quell'altro, e magari metterli insieme si fa un po' di fatica. Io nel mio blog vi insegno anche come, diciamo, unire insieme gli ingredienti per una ciotola di gusto semplice da fare in 5 minuti. Quindi non avete proprio più scuse. Mano in pasta, vi aspetto tutti in cucina con me. Ciao a tutti!